Salve a tutti. Devo purtroppo dirvi che Charles Lee Ray non è potuto andare al Mantova Comics. No, scherzavo, ci sono andato. Come potete vedere, ho qui il volantino. Comincio subito col dirvi che la cosa più divertente che c'è stata è fare la fila. C'è stata una fila che era talmente tremenda che è praticamente partita dal portone di casa mia fino a Mantova. Quindi potete immaginare. E adesso vi faccio vedere praticamente la intro di quando, di quando sono arrivato. Ciao a tutti, qui è Charles Lee Ray e siamo arrivati al Mantova Comics. Quindi non dubitate, ragazzi, ne vedremo delle belle. Sigla dal mondo degli otaku. Questo evento che adesso vi farò vedere degli spezzoni di queste cose che ci saranno, perché io non posso farvi vedere ogni singola cosa per intero, però vi farò vedere parte di quello che c'è stato. Cioè, tipo, non so, ci saranno i Blog Generation. Ecco, per i Blog Generation, diciamo, ci saranno tipo 10 minuti, 10 minuti e mezzo così sul palco. Ci saranno i raggi fotonici anche lì, ci sarà tipo, non so, 10 minuti anche lì adesso circa, adesso non è che ho calcolato bene. Il punto è che comunque ho fatto diversi pezzi di questo evento, no? E adesso comunque poi li riunisco tutti in un unico video e ci ho fatto questo vlog che adesso state guardando. Comunque sia, ci saranno i Blog Generation, ci saranno i raggi fotonici. Ci sarà, cioè non è che ci sarà, ci dovrebbe essere un cortometraggio di Scream, però non ve lo posso far vedere perché c'erano i microfoni che praticamente coprivano lo schermo, quindi non ho potuto registrarvelo. Pazienza, mi dispiace. E comunque potete sempre vederlo su YouTube perché tra poco lo caricheranno, quindi sarà accessibile a tutti. Però comunque vi ho registrato la parte dove ne parlavano, dove ci sono stati i protagonisti sul palco e dove c'era anche Christopher Allari, il creatore, insomma, di questo corto, l'ideatore. Ci tengo anche a sottolineare che il doppiatore ufficiale di Ghostfacer ha partecipato a questo corto, quindi già questo lo rende abbastanza speciale. Poi l'ultima parte ci sarà Gianluca Iacono. Beh, non vi dico che cosa farà, ma ve ne farete un'idea. E ora andiamo con l'evento Mantova Comics. Ed eccoci dentro la fiera! Adesso ragazzi, un po' alla volta cercheremo di descrivervela nel complesso, insomma, tutto quello che accadrà o quello che riusciremo a farvi vedere, anche perché siamo arrivati in ritardo, quindi quello che possiamo vi mostreremo. E adesso andiamo a incominciare. E adesso cominciamo, abbiamo i nostri primi due ospiti, che sono Gabriele, Mattia. Adesso cominciamo a descriverli. Cosa vi ha portato qui a Mantova Comics? Ma io sono qui per tante ragioni, un po' perché è tanto che non visitavo una fiera del fumetto, che una volta tanto ne fanno una vicino a casa, tanto vale andare. Poi contemporaneamente sono game designer. Io voglio fare questo. Questo è un gioco che uscirà l'anno prossimo. Sono qui come appassionato di fumetti, sono qui come insegnante di disegno e di grafica alla scuola ENAIP di Mantova. Quindi tanti motivi. Avessi avuto un professore come questo, guarda, stavamo molto più contenti a scuola. E tu? Io, anche per quasi tutti i motivi elencati, insomma, fare un giro e guardare un po' che cosa mi capita. E tu sei insegnante suo? Sì. Neanche farlo apposta, eh? Cioè, ancora ripeto, se il mio insegnante mi avesse portato a una fiera come questa, ma chi mi faceva più uscire dalla scuola? Per sentire più figo di quello che sono, però. Beh, comunque una cosa ve la devo dire, manga preferito? Un po'. Almeno uno, dai, citatene uno. È una bella scelta, ammetto.
e sono in coro. Ok, vecchia scuola. Cioè io direttamente è un po' duro scegliere perché me ne piacciono abbastanza. Se invece andiamo sul punto di vista anime, direi Evangelion. Eh beh, anime, intendevo anime. Comunque va bene lo stesso, dai. Tanto comunque siamo otaku e siamo anche artisti del vario. Ora siamo dentro e volevo cominciare subito con l'intervista e cosplay, ma voglio prima farvi vedere, dato che ci sono passato davanti, qualche gadget. E essendo che io sono io, non è per tanto, ragazzi, 25 euro sono spesi bene per un otaku. È una fiera del fumetto, non può certo mancare il fumetto manga giapponese Mine. Per adesso vi propongo questo e adesso le interviste ai cosplay. E ecco l'intervista al primo cosplay, cos'è, Mondo TV? È YouTube. Ok, YouTube. Vabbè, però ci sta. Allora però devi farci il famoso saluto. Ora aspetterò il vero YouTube per fare una cosa a due, magari facciamo due cloni. Ok, ok. Però comunque, facciamo una cosa bella fatta. Comunque è molto somigliante, grazie. Te lo devo dire davvero, In realtà sono io quello vero. È la copia. Ah, davvero? Oh! Motivi di copyright, bisognerà fare qualcosa. Sì. Allora comunque, domanda comunque che si fa comunque a tutti, qual è stato il tuo primo cosplay? Il mio primo cosplay è stato fondamentalmente uno rilevante, il mondo di Kingdom Hearts, che è un gioco che conosco un po' in tanti, ed era uno dei tanti Heartless, cioè quegli esserini che combattono il protagonista principale, però non era rilevante in quanto era comunque un personaggio secondario, ed è stato quello il primo, non ci è voluto tanto ma alla fine ne è valsato. Ecco, infatti questo ci porta alla domanda numero 2. Quanta fatica e quanto tempo ci vuole per assemblare un cosplay decente? Per un cosplay decente, veramente decente, un annetto. Per fare una cosa fatta veramente bene. Relativamente a questo ci ho messo un paio di giorni. Beh, sì, è stato però difficilissimo. Beh, però anche perché avevi la materia prima. Esatto, perché il 90% di quello che c'era bisogno l'avevo. Infatti. Però il cosplay vero e proprio, quello come armature, spade, organizzazioni varie, magari costruite in casa stessa, ci vuole almeno un annetto. Sì, infatti, guarda, lo sospettavo, però adesso ne abbiamo la certezza. Ok, intervista numero 2, ed è la prima domanda più ovvia, è qual è stato il vostro primo cosplay? Il mio primo cosplay è stato Kusegari di Rodzinger, proprio in questa fiera. Il mio è stato invece Sou Seiseki dal manga Rosemate, nel lontano 2007. E una domanda che mi viene spontaneo fare, che me la sono segnata ma non l'ho neanche letta: quanta fatica ci vuole e quanto tempo ci vuole ad assemblare un cosplay fatto come si vuole? Considerato che noi siamo veramente molto amatoriali, proprio parlo di cartone, di cartapesta, noi ci mettiamo, per fare un costume di questo genere ci mettiamo circa 4-5 mesi, anche 6, se un accessorio molto molto grande. Ma guardi, mi ha detto sinceramente, l'ultimo che me l'ha detto, ha detto che ci vuole almeno un anno per fare un cosplay come si vuole. Quindi non mi stupisce, non siamo stupiti per niente. E un'altra domanda, che questa la devo leggere perché altrimenti questa non me la dico. Non ci offendiamo. Ok, ve la faccio. Avete mai fatto un cosplay di un hentai? No, ma ci stavo pensando. No, è vero, ci stavo pensando. Pensando alla clinica dell'amore, non so se lo conoscete. Oddio, mi adoro. Oddio. Allora, ecco qui il terzo cosplay che intervistiamo oggi e andiamo a incominciare. Qual è stato il tuo primo cosplay? Questo. Bene! Rubber cappello di pelle. O Luffy per i Mega Squirrel. Sì, non è per tanto, ragazzi. One Piece è un anime fantastico che si apre verso il futuro. Infatti ci sono dei pirati curiosi, cioè non sono come i classici pirati, no? Tipo gamba di legno, no? Pirata barba nera, no, qua ci sono raffinati, capito? È semplice, sì, beh, abbastanza semplice. E un'altra domanda, visto certo che questa qui era abbastanza scontata, e quanta fatica e tempo ci vuole per assemblare un cosplay fatto come si deve?
Ma fatica direi no, cioè se devo, io mi prendo bene, se mi piace, quindi non è che tempo che passo mal volentieri. Però tipo questo è semplice, fare robe più complicate tipo quelli che si fanno l'armatura o il trucco, per dirsi, sì, già inventarmi un modo per farmi la cicatrice qui, sì, ho fatto una serie di tentativi finché non ho avuto un risultato che ci assomigliasse minimamente. Due mesetti via? Parti, pensarlo due mesetti prima, sì. Poi non è impegnativo, eh. Ci sono anche quelli che ci mettono un anno. Più di un anno, eh. Sì, sì, infatti. Se lo fabbricano l'armatura, che so, di Skyrim. Hai già un altro cosplay in programma? Ma Trafalgar l'ho preso la spada, ah, sempre di One Piece. Ah, ecco, perfetto, guardi. Così sappiamo già che il prossimo ci tema. Ecco, per il prossimo tema. Allora, qui abbiamo Marco Rossi da Metal Slug. Che era il fratello di. è arrivato dopo, abbiate pazienza, eh. Comunque sia, dal momento che le prime domande che le ho fatte a lui, aspettate, da 1 a 100, no? Da 1 a 100, poi non lo so, no? Quanto ti piace fare il cosplay? 80. Mediamente buono, mediamente buono. E un'altra domanda, no? Non so se posso farlo. Guarda la faccia. Hai mai pensato di fare il cosplay di un anime hentai? No. I primi però mi hanno detto sì. Ma c'è poca roba da mettere. Io sono troppo serio per quel genere di cose. Beh, insomma, se uno può fare un cosplay è abbastanza aperto per poter farlo. Però sei all'80%, quindi possiamo capire il perché. Beh, se sei all'80% vuol dire che sei mediamente aperto. Sì. Ecco. Eccoci qua, siamo con Tatiana. Erika. Allora, partiamo con le domande di rito. Cercherò di essere il più gentile possibile, eh. Allora, qual è stato il tuo primo cosplay? Il classico. Io Tsumade. E io Hinata. Ok. Quanto tempo e fatica ci vuole per assemblare un cosplay come si deve? Ci vogliono mesi di preparazione solo per ideare il vestito e poi tanta pazienza per lavorare. Gadget e quant'altro, no? Un anno, guarda, forse per farlo più perfetto possibile. Guarda, da un Luca Comics all'altro, sì, passa un anno ed è appena sufficiente. Basta. Una preparazione di anni no. Ah, sì. Allora, da una scala da 1 a 100, quanto ti piace fare cosplay? 100. Perfetto, allora passiamo a un'altra domanda. Perché mi è venuto in mente di scrivermi questa domanda? Porca miseria. Se volete schiaffeggiatemi pure, eh. Schiaffo. Avete mai pensato di fare un cosplay di un anime hentai? No, in realtà no. Oh, non è per tanto, però era. Dovevo per forza dirlo, scusate. No. Io lo farei, però il fatto è che non riesco a trovarne uno in cui identificarmi, questo è il problema. Sì. Eccoci qui con altri tre cosplay e partiamo da te, ti chiami? Marini Simone. Cosa fai? Asuma Sarutobi. Perfetto, tu? Io sono Elena Frati e interpreto Katarina di League of Legends. Io sono Elena Serpelloni e interpreto l'infermiera di Silent Hill. Grande. E no, non è per tanto, perché la Just Lira Entertainment si occupa anche di horror, quindi allora sai, non è per tanto. Tutto perfetto, capito? Comunque, passiamo con le domande di rito, no? Vediamo, qual è stato il tuo primo cosplay? Asuma Sarutobi. Perfetto, è il secondo che ha fatto il suo primo cosplay oggi, eh? Comunque sia, seconda domanda, quanto tempo e fatica ci vuole per assemblare un cosplay come si deve? Ci vogliono tanti mesi. Io, non questo cosplay, ma un altro, ci ho impiegato circa 6 mesi. A volte ci vuole anche un anno, questo ve lo posso assicurare. Sì, no, dipende, perché sai anche in base ai gadget che devi avere. Infatti sì, fatto anche le armi. La mia l'ho fatta in legno. La mia è fatta molto. Giusto, questo mese l'ho appena fatto, vedete? Perché non ce l'avevo. Questi due. Appena fatti in legno. E quindi Biturati a mano, verniciati. Capisco perfettamente. Esatto. Io invece mi sono arrangiata con quello che ho trovato a casa. Il coltello infatti non è di legno, ma è fatto con il tappetino per far ginnastica, con un pezzo di legno per fare il manico. L'ho sfocciato e pitturato. No, sei geniale! Sei geniale! Allora, questa domanda la faccio a tutte e tre, così
No, perché magari qualcuno dice di sì, qualcuno dice di no, qualcuno potrebbe pestarmi, non lo so, però vabbè, cioè, però non mi accoltellate, eh. Sì, ok. Avete mai pensato di fare un cosplay di un anime hentai? Noi sì. Noi sì, assolutamente sì. Sì, sì. Io no. A quale avete pensato? Io praticamente il mio personaggio, lei invece... Ho pensato al personaggio di Naruto Sasuke, che è la versione femminile di Sasuke. Ah, quindi Dojin sì. In pratica. Praticamente. Il gruppo Dojinshin sarà molto entusiasta di questo. Ecco un'altra intervista cosplay. Siamo con Elisa. Elisa, ci tengo anche a precisare che siamo amici, però ci siamo incontrati qua senza saperlo. Comunque, due domande di rito, le classiche. Qual è stato il tuo primo cosplay? Il primo cosplay, come penso molti, è stato Haru di Suzumiya, Lucca 2009, Rossono. Invasione di Haru ovunque, molto semplice per iniziare. Cioè. Anche questo non è niente male. Comunque, un'altra domanda che è sicuramente quella che farei a chiunque è: quanto tempo ci si mette e quanta fatica per mettersi un cosplay come si deve? Cioè, nel senso prepararlo alla mattina. Sì, assemblarlo. Assemblarlo, boh. Io a truccarmi ci metto di solito mezz'ora, 40 minuti. Resto 20 minuti, mezz'oretta, dai, un'ora e mezzo, un'ora ce la faccio. Trovare tutti questo qua in un'ora ci riesco. Trovare tutti i gadget, ci vuole tutto, insomma, tutto, sai, le parrucche, quelle esatto, cose, insomma. Sì. Io parto molto in anticipo perché non quindi parte da un minimo, non so, di un mesetto. Io le parrucche le ordino almeno 3 mesi prima perché non mi fido. Quindi ormai abbiamo capito bene che si può partire il minimo da un mesetto fino anche a un anno prima, sì, sì, di preparazione per un cosplay. Quindi ragazzi, se volete iniziare a fare cosplay, ora sapete cosa vi aspetta.